per cercare nuove avventure. Durante una partecipata conviviale al ristorante Frangiò al Casale, tenuto dal Rotary Club di Sulmona, il cosiddetto Marcelletto, simbolo di presidenza, è passato da Franca Colella ad Arsemio Gaetano Larazza, nuovo presidente, detto appunto il Kamek, mentre al presidente trascorso Franca aspetta il titolo di past presidente. Questa cerimonia non segna solo il passaggio del testimone, ma anche la valutazione dei lavori svolti, iniziative realizzate, inoltre progetti futuri per l'impegno sociale del Rotary. Lo scopo del Rotary è promuovere e diffondere l'ideale del servire, inteso come propulsore di ogni attività. In particolare, l'associazione si propone di promuovere, diffondere, primo, lo sviluppo di rapporti interpersonali intesi come opportunità di servizio. Inoltre, il Rotary è un'associazione mondiale di imprenditori e professionisti che si prestano e prestano servizio umanitario, che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici nell'esercizio di ogni professione e che si impegnano a costruire un mondo di amicizia e di pace. Non v'è dubbio che il Club di Sulmona si è tenuto e si atterrà a questi principi fondamentali e nobili per la vita dell'intero pianeta. Durante la manifestazione sono stati consegnati alcuni riconoscimenti a persone che si sono impegnate per lo sviluppo del territorio e che hanno mostrato grande attenzione ai principi fondamentali del Rotary, tra cui il Vescovo di Sulmona, Valba, Monsignor Michele Fusco e il Professor Mario Pelino. Massimi riconoscimenti che portano il nome di Paul Harris, fondatore del Rotary. Piacevole sorpresa per tutti. Professor Mario Pelino, lei ha ricevuto un riconoscimento particolare per la promozione del territorio. Si riferiva alla famiglia, si riferiva ai nostri internati, ma si riferiva anche a tutti i nostri collaboratori e si riferiva al fatto che dopo tanto tempo siamo ancora presenti, che lavoriamo e che, devo dirlo con una punta di modestia, siamo diventati un piccolo polo di attrazione. Noi come azienda, il nostro museo, che come ho detto nel mio piccolo intervento qua non è il museo della famiglia Pelino come si dice, ma è il museo della città, cioè è il museo della storia della città dei confetti, che è ancora Sulmona. Che se ne dica. Facciamo di tutto perché continui ad esserlo, ecco, questo è il nostro contributo. È faticoso, però cerchiamo di farlo al meglio. Il riconoscimento è del Rotary, io sono tanti anni che sono al Rotary, sono entrato nel Rotary che avevo 26 anni, quindi insomma, ormai sono quasi alle nozze d'oro. Però è giusto che sia stato dedicato all'azienda, alla famiglia e a me come, in questo caso, ultimo rappresentante, anche perché sono il più anziano della settima generazione, quindi in qualche modo lo accetto con questo spirito. Daniele Diciocio, prefetto. Sono rimasto un po' sorpreso quando ho sentito parlare di prefetto, ma è una carica tipica di questo club, del Rotary, del club sulmonese. Sì, sì. Ma qual è il compito? Sì, è la persona che diciamo nel Rotary accoglie gli ospiti, perché noi spesso facciamo delle conviviali rotariane dove invitiamo sia i club, amici, vicini, anche club di altre regioni, quindi facciamo dei gemellaggi, per cui il Rotary avvicina queste persone e con spirito di amicizia il prefetto è quello che cerca nel migliore di modi di accoglierle nel nostro club. Il Rotary è un'istituzione che non ha necessità di presentazione, poi la storia del Rotary sulmonese ha delle tradizioni che si perdono veramente negli anni addietro.
E ultimamente, devo dire, anche con l'amministrazione oggi attiva nella città di Sulmona si è instaurato un bel rapporto, perché collaboriamo su diverse iniziative e ovviamente tutte volte sotto l'aspetto prettamente culturale, ma devo dire che con la presidente uscente del Rotary, che è stata anche la nostra segretaria generale tra l'altro del Comune di Sulmona, si è lavorato veramente bene, soprattutto anche questa novità di questa app che poi parla del nostro Celestino Quinto, quindi dei luoghi a lui legati eccetera, è stato veramente un bel risultato. Presidente, lei ha girato l'incarico a un altro presidente, un giovane mi sembra, ecco, con piccola soddisfazione o anche con un piccolo dispiacere che lascia questo incarico? Assolutamente con soddisfazione. Il presidente del Rotary non si può fare per più di un anno perché è impegnativo. Quando si accetta questo incarico si sente di dover organizzare e ideare qualcosa per i propri soci, ma soprattutto qualcosa per il territorio, e questo comporta una dedizione speciale, comporta sottrarre tempo ai propri impegni, anche lavorativi, ed è faticoso, quindi un anno è un anno impegnativo ed è bello passare il martelletto e quindi il testimone a qualcun altro che proseguirà. Don Carmelo, Comitato per Donanza, Aquila, anche lei ha ricevuto un riconoscimento. Soddisfatto? Sì, molto contento, soprattutto sono molto contento per le attività che in quest'anno che il Santo Padre con la visita all'Aquila ci ha regalato, che è un anno celestiniano, un anno di indulgenza, un anno in cui ci possiamo concentrare di più e vivere più intensamente i temi della perdonanza. Il lavoro che in questo anno abbiamo compiuto anche con i Rotary Club, che ha visto coinvolte tutte le scuole della nostra regione, che ha visto coinvolti tanti giovani, che ha visto anche valorizzati tutti i luoghi celestiniani dove il Rotary ha posto con un sito appositamente creato la possibilità di leggerli, di interpretarli, di comprenderli e di fruirne in maniera sempre più consapevole, più piena. Alla fine della serata il momento più importante, il passaggio del martelletto al neo presidente incoming, detto appunto Artemio Gaetano Laratta. Ascoltiamo quali sono i suoi progetti. Io mi auguro che i giovani saranno sempre più numerosi, grazie ai tre rappresentanti della Rotary, come mio figlio, che vabbè, dovuto venire obbligato, però voglio dire, ci auguriamo che le prossime conviviali saranno sempre più aperte ai giovani, come possa continuare il nostro progetto di Celestino. E adesso passo questo collare che mi ha fatto sudare tremendamente alla terra. Gaetano Laratta, neo presidente del Rotary Club di Sulmona. Soddisfazione, sì. Contentezza per questo? Accettando l'incarico, a parte che è un grossissimo onore essere stato scelto dai soci del Club di Sulmona, peraltro io non sono di Sulmona, sono di Popoli, questo dà dimensione anche dell'apertura che ha questo club. Tenete conto che nell'ultimo anno abbiamo fatto questo progetto, il progetto Celestino, che è stato condiviso con altri quattro club, Isernia e due club service dell'Aquila, e devo dire che la linea sarà questa qui, cioè cercare la condivisione sul territorio e fare service sul territorio, chiaramente partendo dai nostri territori e andando anche nei territori dei club vicini. Vescovo di Sulmona Palma, Monsignor Michele Fusco. Monsignore, lei ha ricevuto un riconoscimento inatteso, inaspettato, è stato un segreto, l'ha colpita in maniera particolare questo riconoscimento da parte di un gruppo di persone di alto livello culturale, lo dobbiamo dire.
bene. Certamente una grande sorpresa che non mi aspettavo assolutamente. E ne sono particolarmente sorpreso e ammirato anche della loro bontà di voler darmi questo, per me dare questo riconoscimento. E la motivazione dice che in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto per promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevole relazione tra i popoli di tutto il mondo. Quindi questa motivazione di poter essere legame di unione, legame tra i popoli, legame tra le culture del mondo. Del mondo. Beh, insomma, certo. Da poco. Quindi avere questo augurio certamente mi lascia molto ammirato. Qui c'è un nome americano, credo, che è uno dei premi e riconoscimenti di maggiore impegno, sì, nell'ambito di questo sì, club nazionale, anzi club mondiale, sì, che è mondiale tra l'altro, sì, quindi grande soddisfazione anche per questo. Sì, certamente nel club del Rotary questo è il più alto riconoscimento, veramente non lo merito, è bontà loro che hanno voluto farmi questo dono, e cercherò anche di impegnarmi perché questa motivazione che hanno scritto possa, ecco, veramente portarla attraverso la vita, attraverso i rapporti, attraverso le realtà. Tra poco infatti vivremo un evento molto molto bello con i giovani di Sulmona e tutta la regione. Andremo a Lisbona a incontrare il Papa con tutti i giovani del mondo e sarà l'occasione per promuovere questo legame veramente a livello internazionale, di portare i valori della pace e dell'amore di Gesù a tutti.